Ciao a tutti, sono qui dall'Autodromo di Varano con Edoardo Mazzuoli. Ciao a tutti. Perché abbiamo deciso di fare un video in cui spieghiamo quali sono le modifiche di base per andare ad adattare una moto alla guida in pista, quindi una situazione in cui tantissimi amatori si trovano quando vanno in pista, quelle una, due, tre volte all'anno. Tutte le domeniche. Esatto. E abbiamo a disposizione due Kawasaki 600, gentilmente concesse dal team Ducon Noleggio Moto, e vogliamo ringraziare anche gli organizzatori della giornata, il CRV Piemonte, l'Autodromo di Varano e i Trofei Moto Estate, perché ci hanno permesso di girare oggi, e ringraziamo anche Mission che ci ha dato le gomme. Faremo una cosa molto semplice: io da neofita prenderò una di queste moto stradali, entro in pista e vedo come mi sento, dopodiché dico le mie sensazioni a Edo e mi farà vedere qualche trucchetto per sistemare la moto. Dai, mettiti il casco che andiamo. Sei pronta a pigliarti la paga? Andiamo, andiamo. I chase. Ho fatto il primo turno con la moto in configurazione stradale così come esce dal concessionario e devo dire che facevo fatica, perché non riuscivo a controllare bene l'anteriore, mi sentivo in difficoltà e soprattutto facevo sta roba qua, guarda, avevo sto sforzo enorme di andare a cercare le leve così, cioè dovevo stare tutto il tempo con la mano così e facevo fatica. Perché? Adesso ti faccio vedere perché. Spesso nelle moto stradali vedi come la posizione della mano, come è innaturale, tu devi andare a cercare la leva. Ok. E fai fatica. Adesso guarda. Perché faccio fatica? Fai fatica perché la leva è troppo in alto. Ah, ok, perché tu hai il braccio che va così, ma la mano la che mano, deve andare su. Esatto, vedi che c'è un angolo di piega. Ok. Esattamente. Nelle gare che cosa facciamo noi? Abbassiamo leggermente la leva della frizione. Quindi okay. Sviti, fa vedere, sviti queste due cose qua. Niente, è un braccialetto. Le allenti. Okay. Stretto, chiuso. La leva in origine era così. Ah, poi l'abbiamo abbassata. L'hai abbassata. Esattamente. La leva del freno, soprattutto qua, è ancora più importante, perché qua bisogna avere un sacco di sensibilità durante la frenata. Quando poi si inserisce la moto con i freni fino alla corda, se non si ha sensibilità e si fa fatica a cercare la leva, è difficile guidare forte, perché non si ha appunto un buon feeling. Adesso vedi, noi proviamo ad quindi abbassare. Anche di qua vai a esattamente svitare quelle due niente viti di più semplice e abbassi la leva. Abbassiamo un po' la leva e vedi che adesso il mio braccio e la mia mano seguono. Eh sì, fai vedere, guarda, ovviamente la linea del braccio è uguale alla linea della mano e quindi non fai più quel movimento in cui devi stare così con la mano e far fatica. E ma questo fai così. Soprattutto serve perché nella fase di rilascio della leva del freno, se la leva è troppo alta, io devo girarci intorno per sfilarla e prendere la manopola. Invece così io mollo le dita e sono subito pronto a impugnare il gas e spalancarlo. Da paura, da paura. Okay. Poi adesso vediamo la regolazione dei semimanubri. Ok, si va a prendere quella vite lì. C'è una vite lì. Ok. Cioè, che cosa avevano di problema i semimanubri? I semimanubri sono molto chiusi. Cioè, troppo quindi verso l'interno. Verso l'interno. E quindi di solito alle gare ci aiutiamo aprendo i semimanubri. Quindi tu sviti e fa vedere il movimento. Vedi? Lo apri. Noi andiamo ad aprire il semimanubrio. E la regolazione come si fa? Ci sono delle tacche, ci sono dei livelli, qualcosa? Ma purtroppo sui semimanubri di solito non ci sono tacche né. La fai a occhio. E poi va molto a sensazione del pilota, quindi. Ok. Lo apri. E poi naturalmente ricordatevi di stringerli. Ah! Sono più aperti. Sono molto più larghi. Questo ci permetterà di essere molto più comodi durante la fase di frenata, perché sennò siamo costretti dall'inclinazione stretta del manubrio. E guarda il braccio che movimento innaturale che fa. Beh, se sono stretti. Saremmo così. Invece vedi come adesso siamo padroni della moto. Sì. E poi ovviamente va molto a sensazione personale. Però di solito diciamo che nel racing questa è un po' la strada. No? Un'altra cosa che ti volevo far vedere è, tu hai provato
durante il primo turno le pedane originali, adesso abbiamo montato delle pedane, in questo caso sono delle SCM. Ma perché si chiamano pedane arretrate? Di solito nelle moto sono un po' avanzate perché l'utilizzo è prettamente stradale. Cioè avanzate, quindi vuol dire che anziché essere qui e qui, esatto, sarebbe più o meno qui. Montare una pedana aftermarket, in questo caso SCM, ci permette più che altro di lavorare sulle altezze e sulla regolazione della leva del cambio. Ok Edo, ma un'altra cosa che non ho capito, perché sulla moto da corsa è importante la pedana arretrata? Perché quella stradale non va bene? È anche un discorso che le pedane stradali spesso sono molto basse, quindi con gli angoli di piega che abbiamo in pista e le gomme che montiamo per andare in pista, facciamo angoli di piega molto importanti e quindi toccheremmo sempre le pedane. Le pedane, e ti stendi. Esattamente, le pedane aftermarket, in questo caso SCM, sono rialzate e possiamo lavorare fino a altezze stellari. E poi il posizionamento leggermente più arretrato ci permette di controllare la moto, soprattutto nella fase di accelerazione, perché noi facciamo un sacco di forza sui piedi e con le gambe per contrastare la cavalleria di queste moto. Quindi una cosa fondamentale, adesso proverò la moto, non vedo l'ora di vedere le differenze, sono aprire i semimanubri, abbassare le leve, mettere le pedane da pista e naturalmente non ne abbiamo parlato perché c'erano già, sono mettere i tubi in treccia per i freni. Ah, assolutamente sì, per la frenata. I tubi in gomma di solito soffrono di pompaggio, si scalda molto l'olio al loro interno, poi fanno l'effetto spugna e poi può diventare pericoloso se andate a frenare. Ok, vado a provare la moto, non vedo l'ora. Allora, sei uscito adesso dal turno, quindi? Una bomba, ragazzi, una bomba. Ho tanto più il controllo del mezzo, cioè riesco a, non dico a farle fare quello che voglio, ma ci capisco molto di più. Ti senti più sciolto nei movimenti? Sì, mi sento più sciolto, mi sento più sicuro, faccio meno fatica per andare a prendere le leve. E pazzesco, Edo, pazzesco. Beh, in Qatar allora fai un figurone. Ah sì, assolutamente. Ragazzi, ci vediamo in Qatar. Ciao a tutti. Ciao.